Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona festa. Oggi, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Vangelo ci propone il dialogo tra lei e la cugina Elisabetta. Quando Maria entra in casa e saluta Elisabetta, questa gli dice: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Queste parole, piene di fede, di gioia e di stupore, sono entrate a far parte dell'Ave Maria. Ogni volta che recitiamo questa preghiera tanto bella e familiare, facciamo come Elisabetta. Salutiamo Maria, la benediciamo, perché lei ci porta Gesù. Maria accoglie la benedizione di Elisabetta e risponde col cantico, un regalo per noi, per tutta la storia, il Magnificat, è un canto di lode. Possiamo definirlo il cantico della speranza. È un inno di lode ed esultanza per le grandi cose che il Signore ha compiuto in lei. Ma Maria va oltre. Contempla l'opera di Dio in tutta la storia del suo popolo. Dice ad esempio che il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ascoltando queste parole potremmo chiederci: la Vergine non sta forse esagerando un po', descrivendo un mondo che non c'è? Infatti quello che dice non sembra corrispondere alla realtà. Mentre lei parla, i potenti del tempo non sono stati rovesciati. Il temibile Erode, ad esempio, sta saldo sul suo trono e anche i poveri e gli affamati rimangono tali, mentre i ricchi continuano a prosperare. Cosa significa quel cantico di Maria? Qual è il senso? Lei non vuole fare la cronaca del tempo, non è una giornalista, ma dirci qualcosa di molto più importante, che Dio attraverso lei ha inaugurato una svolta storica, ha definitivamente stabilito un nuovo ordine di cose. Lei, piccola e umile, è stata innalzata, e lo festeggiamo oggi, portata alla gloria del cielo, mentre i potenti del mondo sono destinati a rimanere a mani vuote. Pensate alla parabola di quell'uomo ricco che aveva davanti alla porta un mendicante, Lazzaro. Come è finito? A mano vuote. La Madonna, in altre parole, annuncia un cambiamento, un rovesciamento di valori. Mentre parla con Elisabetta, portando Gesù in grembo, anticipa quello che suo figlio dirà quando proclamerà beati i poveri e gli umili e metterà in guardia i ricchi e chi si fonda sulla propria autosufficienza. La Vergine dunque profetizza con questo cantico, con questa preghiera. Profetizza che a primeggiare non sono il potere, il successo e il denaro, ma a primeggiare c'è il servizio, l'umiltà, l'amore. E guardando a lei nella gloria capiamo che il vero potere è il servizio, non dimentichiamo questo. Il vero potere è il servizio, e regnare significa amare, e che questa è la strada per il cielo, è questa. Allora guardiamo noi e possiamo chiederci: quel rovesciamento annunciato da Maria tocca la mia vita? Credo che amare è regnare, e servire è potere? Credo che la meta del mio vivere è il cielo, è il paradiso, passarla bene qui?
o mi preoccupo solo delle cose terrene e materiali? Ancora, osservando le vicende del mondo, mi lascio intrappolare dal pessimismo? Oppure, come la Vergine, so scorgere l'opera di Dio che attraverso la mitezza e la piccolezza compre grandi cose? Fratelli e sorelle, Maria oggi canta la speranza e riaccende in noi la speranza. Maria oggi canta la speranza e riaccende in noi la speranza. In lei vediamo la meta del cammino. Lei è la prima creatura che con tutta se stessa in anima e corpo taglia vincitrice il traguardo del cielo. Ci mostra che il cielo è a portata di mano. Come mai? Sì, il cielo è a portata di mano. Se anche noi non cediamo al peccato, lodiamo Dio in umiltà e serviamo gli altri con generosità. Non cedere al peccato, ma qualcuno può dire: ma padre, io sono debole. Ma il Signore, sempre te vicino, che misericordioso, non dimenticarti qual è lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza, sempre vicino a noi con suo stile. La nostra madre ci prende per mano, ci accompagna alla gloria, ci invita a gioire pensando al paradiso. Benediciamo Maria con la nostra preghiera e chiediamole uno sguardo capace di intravedere il cielo in terra. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Centri. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie an Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni. Particolare saluto i giovani della diocesi di Verona impegnati in un campo scuola e i ragazzi dell'Immacolata pure. Auguro una buona festa dell'Assunta a voi qui presenti, a coloro che sono in vacanza, come pure a tanti che non possono permettersi un periodo di distensione, e alle persone sole e alle persone ammalate, non dimentichiamolo. E penso con gratitudine in questi giorni a coloro che assicurano i servizi indispensabili per la collettività. Grazie per il vostro lavoro per noi. E in questo giorno dedicato alla Madonna,
esorto quanto anni la possibilità a visitare un santuario mariano per venerare la nostra Madre Celeste. Tanti romani e pellegrini si recano a Santa Maria Maggiore per pregare davanti alla Salus Populi Romani. Lì si trova anche la statua della Vergine Regina della Pace, posta dal Papa Benedetto XV. Continuiamo a invocare l'intercessione della Madonna perché Dio doni al mondo la pace e preghiamo in particolare per il popolo ucraino. Buona festa a tutti, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.